cultura, identità, territorio, ma soprattutto cinema. Ci occuperemo di questo, lo faremo con riferimento ai 3 incontri che hanno avuto luogo a Matera, proprio dedicati a questa importante arte che fonde in realtà tante arti figurative. Parleremo in particolare di un progetto, la mappa del cinema a Matera, che è stato poi il filo conduttore dell'ultimo, dell'incontro conclusivo dedicato appunto al cinema. Ne parleremo con Ivan Moliterni, che è critico cinematografico e direttore della rivista Marla. Ivan, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie. E ne parleremo con Antonio Rubino, invece studioso di cinema, che tra l'altro ha scritto anche una tesi della quale parleremo nel corso della puntata. Con Ivan partiamo dal progetto. Il progetto a che punto è, come si sviluppa? Allora, sì, il progetto Cinemappa è un progetto che nasce da una collaborazione con la Fondazione Zetema e con il suo presidente Raffaello De Ruggeri, con il quale abbiamo creato appunto questa squadra che comprende insomma delle colonne portanti come Antonio Rubino, Antonio Nicoletti, Luciano Veglia, che ha messo a punto questo progetto che noi abbiamo voluto chiamare Cinemappa, non tanto per differenziarci dalle diciture classiche di cineturismo, quanto proprio per dare un'identità a questo progetto che si è occupato sin dall'inizio, ormai il lavoro prosegue da circa un anno, della mappatura del territorio dei Sassi e del Parco della Murgia Materana, al fine di individuare tutti i luoghi che non chiamiamo luoghi, ma chiamiamo, non chiamiamo location, ma chiamiamo luoghi perché tali sono. In cui sono Qual state... è la differenza? Non è ovviamente solo una differenza lessicale. No, non è solo una differenza lessicale, perché abbiamo voluto, come dire, dare un'identità ai veri e propri luoghi che non sono dei set scenografici, quindi delle pure location, ma hanno una storia dietro, cioè il cinema realizzato nella città dei Sassi, un cinema che ha raccontato la città e viceversa la città ha raccontato il cinema. In che modo? Raggruppando tutti questi luoghi che hanno rappresentato l'evoluzione del tessuto urbano e sociostorico della città, del tessuto artistico anche della città, e ne mappano l'identità, ovvero attraverso il cinema è possibile studiare tutta l'evoluzione di Matera e appunto viceversa, come dicevo, Matera offre un quadro bellissimo del cinema realizzato qui, perché non tutti lo sanno purtroppo, però su questa, in questa città hanno girato film registi straordinari, quindi non solo i nomi più conosciuti ovviamente come Rosi, Pasolini, ma anche Luigi Zampa, anche i fratelli Taviani, anche Rossellini, insomma volevamo... È uno scenario a cielo aperto. Assolutamente sì, è in costante evoluzione perché è da poco andata via la troupe del film, del remake di Ben-Hur, che sicuramente si inserisce in questa lunga tradizione, però il nostro scopo, prendendo l'insegnamento dei giovani della Scaletta e appunto della Fondazione Zetema di Raffaello De Ruggeri, miriamo alla produzione culturale, non al consumo, quindi non vogliamo fare degli eventi, ma vogliamo produrre degli approfondimenti tecnologicamente avanzati, certo, che guardino un pubblico davvero vasto che comprende i visitatori della città, come anche gli studiosi, come chi vuole approfondire, quindi non fermarsi alla superficie ma approfondire il discorso sul cinema, perché altrimenti se non si capisce questo non è possibile proseguire. Quindi insomma, non solo un freddo set cinematografico, come del resto potrebbe apparire, del resto è così, la città è fantastica sotto questo aspetto, ma una sorta di fucina, di laboratorio culturale che vede anche nel cinema, esatto, un suo risvolto importante. Ivan, ancora con te, poi ci spostiamo anche su Antonio per parlare, oltre che del progetto, anche della sua tesi. Sì. Ivan, ci ricordi un po' quali sono gli obiettivi del progetto, la mappatura del territorio in base al cinema, ma in che modo? In che modo? Allora, abbiamo in questo anno e mezzo abbiamo lavorato questo, appunto, a questa fase di mappatura, individuando i film, tutti i film girati nei Sassi e nel Parco della Murgia Materana, circoscrivendo appunto la zona e delimitando il territorio. Dopodiché abbiamo individuato le sequenze principali dei film principali e qui, come dirà appunto lo stesso Antonio Rubino tra poco, c'è stato il lavoro più doloroso di scrematura, quindi rinunciare a dei film e non dico privilegiare
privilegiarne altri, ma individuare un percorso teorico, cioè creare un filo conduttore che mettesse insieme in questo itinerario fisico, certo, e interattivo il discorso sul cinema. Tutto questo materiale, che comprenderà una parte testuale di approfondimento, come dicevo prima, nonché le sequenze vere e proprie realizzate in quei luoghi, include anche una serie di scatti fotografici realizzati appositamente appunto all'interno di quei territori, di quei luoghi, e ovviamente un approfondimento che riguarda l'aspetto artistico, storico, architettonico. Faccio un esempio: l'esterno della Casa della Lupa nel film di Lattuada del 53, La Lupa appunto, non è altro che l'ingresso della chiesa di San Giovanni in Monterrone. Ebbene, poter parlare del cinema che si, come dire, che incontra poi un luogo così importante dal punto di vista, storico, artistico e architettonico è fondamentale. Successivamente questo materiale verrà inserito all'interno di una piattaforma online multimediale, e quindi con il sistema delle app scaricabili attraverso il circuito Android, e quindi per i sistemi iOS e Android, quindi Apple Store e Google Play, sarà possibile ottenere tutte queste informazioni attraverso dispositivi mobili. Quindi sul luogo e su quello che è sul stato luogo, poi... rigorosamente sul luogo, cioè non sarà possibile accedere da altri posti, quindi faccio per dire da Milano oppure dagli Stati Uniti, ma il visitatore sarà costretto a fare un percorso fisico che poi diventerà interattivo, partendo appunto da quei luoghi. Ivan, ci fermiamo un attimo, perché noi ascolteremo anche nel corso di questa, di questo approfondimento, anche il punto di vista dell'avvocato Raffaello De Ruggeri, che ricordiamo ha sempre sostenuto con forza, certo, questi progetti dedicati al cinema, come del resto tu ci hai ricordato. Con lui ci occuperemo dell'importanza, del futuro del progetto, di questi progetti, facendo riferimento anche al cineturismo. Però prima diamo un attimo la parola ad Antonio. Parlavamo di scrematura, la scelta dei film, come è avvenuta? Sì, diciamo, è stata una scrematura molto dolorosa, perché a Matera sono stati girati circa 23 lungometraggi, però non era possibile inserirli tutti per due ordini di motivi. Innanzitutto per un problema di costi, perché comunque il progetto, mettendo in campo delle tecnologie anche molto avanzate, ha dei costi abbastanza alti, e quindi bisognava diminuire il numero di luoghi, non di location, ma di luoghi da utilizzare. Ma poi anche per una scelta proprio di critica cinematografica. Infatti a Matera non tutti i film hanno la stessa importanza, e non tutti i film possono essere messi sullo stesso piano. Per esempio, in Qui comincia l'avventura compaiono i sassi, però vengono utilizzati come un mero sfondo, una scenografia, certo, vuota. Oppure una scelta che forse potrà far discutere, che per il momento nel progetto non rientra il film Nativity del 2006, mentre rientra Il sole anche di notte del 1990 dei fratelli Taviani. Ci potrebbe essere mossa questa critica: perché Nativity, che è quasi interamente girato a Matera, no, e Il sole anche di notte, dove Matera compare solo in alcune sequenze, sì? Perché noi abbiamo privilegiato quei film nei quali i sassi svolgono una funzione espressiva, dove io nella mia tesi ho paragonato i sassi a un'attrice che recita e parla davanti alla macchina da presa. Certo. Nel sole anche di notte i sassi hanno una funzione espressiva fortissima, perché anche se c'è solo un paio di sequenze proprio nei sassi e altre scene nel paese di Craco, comunque è molto importante, perché la presenza di Matera simbolizza nel film, ad esempio, il concetto della purezza del protagonista, che fa da contraltare invece ad altri momenti del film in cui avviene tutto il contrario. Invece ci sono altri film dove questo non avviene. Questo non avviene, diciamo così, come sottolineavamo prima, è importante mettere in evidenza l'anima della città, sì, sì, che si declina attraverso la coordinata cinematografica, non semplicemente quello che rappresenta come set. Io mi fermerei un attimo, ragazzi, perché sul tema legato al cinema, ovviamente le sue prospettive, ma anche il cineturismo, abbiamo ascoltato l'avvocato Raffaello De Ruggeri, presidente della Fondazione Zete, ma lo sentiamo insieme e poi torniamo in studio. Sì, questa è una vecchia idea del cineturismo lanciata da Luciano Veglia, che noi abbiamo, diciamo, rivisto in termini di circuito e di itinerario, prevedendo questa cinemappa che vuol riannodare in un itinerario
i luoghi emblematici, simbolici, filmici che hanno investito la città. Quindi una serie di tutti i film dove c'è un luogo che diventa quello emergente. E su questo luogo si costruisce la narrazione e la comunicazione. Il film, chi lo ha girato, chi lo ha interpretato, come il film si inserisce nella storia del cinema italiano, del cinema internazionale e soprattutto come si inserisce nel contesto dei Sassi. Quindi è una specie di caleidoscopio che il visitatore, attraverso i rapporti ormai interattivi di lettura, attraverso questi aggeggi straordinari della tecnologia, riesce a entrare in conversazione e in comunicazione con questo luogo, da cui esprime, questo luogo esprime il valore del film che è stato girato in quel posto. Quindi dicevamo un approccio assolutamente innovativo, il luogo conoscerlo attraverso quello che si è fatto da un punto di vista cinematografico, ma conoscerne soprattutto l'anima. Del resto, quando parlavamo con Antonio delle modalità con le quali è stata operata la scrematura poi dei film e quindi delle scelte operate, il filo conduttore è stato proprio questo, mettere al centro l'anima della città. Ivana, a chi è rivolto il progetto? Beh, il progetto è rivolto a chiaramente tutti i visitatori della città che vogliono percorrere questo itinerario interattivo sul territorio, e quindi sicuramente ci sono le famiglie, sicuramente ci sono gli studiosi di cinema, ci sono tutte le persone interessate a conoscere la storia cinematografica di Matera, ma anche il semplice turista, dove semplice chiaramente non ha una connotazione negativa, tutt'altro, che vuole aggiungere a un percorso anche qui semplicemente turistico davvero di approfondimento culturale. E in questo Matera ci ha aiutato tantissimo, perché nella lunga storia cinematografica di Matera ci sono sostanzialmente due grosse strade intraprese. Da un lato quella del realismo, quindi mostrare la città com'era, l'epoca povera, la miseria, i Sassi prima appunto del fatidico periodo degli anni 50. Dello spopolamento. E poi il cinema è intervenuto anche con un'operazione di reinvenzione fantastica, quindi Matera è diventata qualcos'altro, è diventata Gerusalemme, è diventata il villaggio spagnolo del film di Arrabal, l'albero di Guernica, è diventata anche il villaggio la città di provincia della Sicilia nel film di Tornatore, L'uomo delle stelle. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che Matera può essere se stessa e recuperare la propria identità come ha sempre fatto, ma può essere anche qualcos'altro, cioè può calamitare dei valori universali, tanto da trasformarsi in città completamente diverse da se stessa. Sempre ovviamente tenendo presente che l'obiettivo di evitare che la città poi diventi una sorta di Disneyland, Antonio. Sì, in effetti lo stiamo vedendo in questi giorni con la produzione di Ben-Hur. Dobbiamo stare molto attenti all'utilizzo che le produzioni, soprattutto i grandi colossal americani, fanno con la nostra città, perché io sono anche guida turistica e mi rendo conto meglio di altri dei danni che possono derivare da queste produzioni. Faccio solo un esempio: nel 1985, quando si girò il film King David, la troupe fece dei danni nella chiesa di Monteverde, che si trova giù nel canyon della Gravina. Il film di Tornatore ci ha lasciato una scritta, Real Siza, in via Buozzi, che ancora oggi si vede, sono passati 20 anni, quindi ogni film ci lascia qualcosa. Lascia una traccia. Sì, e anche oggi è molto pericoloso, ad esempio il fatto che molti tir vengono messi, parcheggiati in luoghi dove la staticità è a rischio, o anche sul cimitero barbarico hanno messo delle grosse piscine, dove bisogna rendersi conto se non si creano dei danni, quindi anche poi evitare che Matera diventi solo la Gerusalemme nel cinema, perché Matera è molto di più. Dei più di 20 film che sono stati girati a Matera, solo una minima parte hanno soggetto religioso, e quindi va molto approfondito il discorso. È chiaro, non bisogna soffermarsi solo a quello. Sì. Ivan, proprio un'ultimissima battuta, siamo in chiusura. Su questo, con Antonio, con questo vogliamo dire che non è che non si devono girare film, tutt'altro, bisogna fare film anche di grosse produzioni hollywoodiane, come è avvenuto per Ben-Hur. Però il
problema sta sempre a monte, cioè bisogna effettuare dei controlli severi. Le produzioni devono essere seguite dalle istituzioni che devono mandare lì chi di dovere, deve mandare lì delle commissioni, un gruppo di persone che costantemente, giorno dopo giorno, deve controllare il set per evitare che appunto il paesaggio urbano venga deturpato. Anche perché parliamo di come dire, scenari e paesaggi straordinariamente fragili. Noi ci salutiamo così, ragazzi. Grazie. Ovviamente in bocca al lupo per il progetto. Grazie. Per quello che ci riguarda è tutto, linea alla regia.